vale, non vale, non vale. Maestro, lei me ne deve far dire certe robe, io un po'. Marco, no. Guarda che. No, no. Ah, non possiamo dirlo? No. Cioè, ti rendi conto che questo non mi fa dire sta roba? Ma come no? Ma sei pazzo? Ma ti ho dedicato due seghe per questa cosa. Quando mi è arrivata la notizia sono andato in bagno a masturbarmi. Ma di che stiamo parlando, scusate? Eh no, di una roba che è successa al maestro. Ma poi scusami, sì, scusa. No? Ah, tu non sei, tu non sei il maestro. La soluzione. E come oh, si fa? Marco. Sì. Figa, non sai cosa è successo ad un mio amico. No, così non puoi. No. Si capisce. Allora, aspetta. A parte che quello lì. Oh, ciao Gigi! Oh, Gigi, non sai cosa è successo a un mio amico. A parte che quello non è tuo amico, Paolo. Aspetta, vediamo il giornale cosa dice oggi. Ah, ecco qua, Milano. Quindi 17:35. Ma non posso leggere notizie. Allora Ivo, diciamo Ivo, facciamo una roba, ragazzi. Vabbè. Prima di parlare di questa cosa che non possiamo in realtà discutere in onda per diciamo un problema legato alla fine giustizia. Stiamo dicendo tutta. Mi è arrivato un messaggio a Leone che è giusto che gli ascoltatori sentano. Un attimo solo, perché qua attenzione. Oh. Allora, stiamo vivendo una situazione veramente drammatica, nel senso che sapete che c'è stato un cambio di proprietà, nessuno sa più un cazzo. Solo che ogni giorno veniamo avvisati che è stata licenziata, non so, tipo tutta la redazione. Il giorno dopo, stati licenziati tutti quelli della pubblicità. La cosa che mi spiace di più è il fatto che hanno levato il palazzo all'angolo. Stanno cambiando anche i punti di riferimento del piazzale, ragazzi. Io non lo so, siamo tutti un po' così, insomma, è un periodo un po' strano, anche perché non conosciamo nessuno. Cioè, noi sappiamo che c'è questa entità enorme che arriva e praticamente tipo sei gli alieni, no? Sì, come quei film che sparisce la gente di colpo. Bravo, ragazzi, bravo. L'amici di Al Corporation, te la ricordi? Ma peggio, perché almeno quello aveva un nome, capito? Qua non sappiamo chi agisce. Ma dove ma fuori succhi le vie delle ma anime. Aspetta! Dove no, fuori sei? No! Dove hanno fuori fatto sparire Alisei, ragazzi! Dove ma Alisei? Vieni! Un comunista in meno! Allora, se domani mancano anche Tony e Ross, è chiaro che i comunisti non sono ben accetti in questa azienda, ragazzi. Allora, intanto. Però attenzione, mi arrivano dei messaggi subliminali da Leone. Attenzione, sentite qua, Occhio, aspetta. Porca. Ah, Amazzone, posso fare 3.000, però non è più come prima, capisci? Non è che prima vendevamo i dischi, adesso non si vende più un cazzo, Amazzone. Dal nulla? Ma sì, che ce ne frega, noi sappiamo tutte le storie, che te ne frega. Occhio. Vedrai a settembre che bella sorpresa, Amazzone. Poi mi dirai. Ciao, non ti faccio gli auguri, non baciare il gatto. Ciao. Occhio, allora, aspetta. Poi continua perché non ce la fa star zitto e aggiunge. Intanto segno i tag, aspetta. Settembre. Gatto. Se va bene, passo da settembre, faremo delle cose belle. Se va bene, stai tranquillo, e voi quante ne possono fare? Però dobbiamo sempre aspettare il funerale di Leone Diretto. Sorride. Ciao, sinustros. Ride della sua morte. Mamma mia. Allora, vedi, qua mi spuntano dei dubbi, dei grossi punti di domanda, no? Perché ognuno di noi ha avuto un contatto con questi alieni che stanno succhiando via dei pezzi dell'azienda, no? E sono state fatte delle promesse un po' a tutti. Non vorrei che anche Leone fosse una delle promesse, hai capito? No. Cioè, allora lì veramente capiamo che siamo in una cazza bubolata gigantesca, no, ragazzi. Non è una promessa. È una minaccia, cioè, appunto. Senti, ma il fatto che a casa mia non si vede più Canale 5, che vuol dire? Addirittura, cioè, mi stanno togliendo. È un po' troppo. Addirittura, questo è un messaggio un po' troppo subliminale. Io vi dico solo che l'unico intoccabile in questa azienda si chiama Herbert Ballerina. Porca signori, il maestro. Porca. Hanno tutti paura che lui spara un anatema a Canale 5, finita, cioè proprio sparisce tutto. Oh, Cologno Monzese potrebbe essere cancellata dalla faccia della terra. Ma quindi... sai che a un mio amico è successo una cosa? Bastarda, ladra, lurida, schifo. Ha bestemmiato sei volte stamattina al maestro, solo che non può raccontarlo. Maestro, ma accenni almeno l'argomento, scusi. Aspetta, facciamo indovinare gli ascoltatori. Parto io. Allora, il rumore è questo. Boom!
boom! Aspetta, okay. aspetta, si sente anche. Nino. Vai, indovinate voi. Allora, potete usare l'app dello Zoo, la scaricate direttamente da Apple Store, Google Store, sto cazzo store, oppure potete, beh, gli sms non li abbiamo mai letti in vita nostra. No, potete indovinare perché porta fortuna inizio programma. Dai, 342 41 15 105 oppure andate sulla pagina Facebook lo Zoo di 105, che è la cosa più facile. Aia, la minza. A cui accediamo. La minza. Maestro, io lo so che lei non è in buonissimi rapporti, porca. Però fossi in lei mi rivolgerei al mio caro amico tutto bianco con la barba lunga, Papa Natale! Ma non lo so. No, l'altro, è amico di Papa Francesco, insomma, colleghiamoci, prego, Pippo, andiamo, vai. È l'uomo più buono del mondo. Pregate per me? Mandato da Dio in terra per mondare l'umanità dai propri peccati. Buonanotte e buon riposo. Lui è Papa Francesco. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Lui è Papa Francesco. E queste sono le sue incredibili gesta. Fratelli e sorelle, buonasera. La star. Papa Francesco può fare i calcoli renali a mente. Ma no, no. Papa Francesco ha una seconda identità come cantante. È buono degli U2. Papa Francesco costruisce gatti di carta che fanno le fusa e getta. Papa Francesco ama le sigarette molto belle. Fuma Turman. Papa Francesco è così buono che quando ha scoperto che uno dei nipoti di zio Paperino ha perso la voce, è diventato ventriloquo. Papa Francesco si depila per fare maglioni alle pecore. Ma non è vero. Papa Francesco inspira ossigeno ed emette aria condizionata. Papa Francesco ha regalato un bastone al suo cane, così può andare a passeggio da solo. Papa Francesco è un ballerino di Chip Chop. Papa Francesco è così educato che se deve mandarti un SMS te lo consegna di persona. Papa Francesco usa la carta igienica, a parte quando mangia le forbici, allora usa il sasso igienico. Morra il cinese, no? È troppo, così è veramente troppo. Master, se la sente? Boom! Boom! Nino! Leuri da schifosa.